Quesito 3, simulazione 25 gennaio 2016. Radiolina, trasmissioni radiofoniche, tre bande di frequenze FM 88-108 MHz, MV, W 540-1600 kHz, SW 618 MHz. Da calcolare le lunghezze d'onda massime e minime di ciascuna banda, in quale banda la ricezione di un'onda elettromagnetica è meno influenzata dalla presenza degli edifici. Le lunghezze d'onda si calcolano invertendo la formula lambda per F uguale C e le lunghezze d'onda sono inversamente proporzionali alla frequenza. Quindi banda FM dividendo C per la minima frequenza di questa banda si ottiene la massima lunghezza d'onda. La minima lunghezza d'onda si ottiene dividendo per la massima frequenza. Quindi le lunghezze d'onda FM sono circa di 3 metri, quelle di MW sono di alcune centinaia di metri e quelle di SW di alcune decine di metri. Quindi nell'ordine queste medium waves sono le più lunghe, centinaia di metri, short waves intermedie, decine di metri, frequency modulation, le più corte di tutti, cioè pochi metri, 3 metri circa. Grazie alla diffrazione le onde possono aggirare gli ostacoli se le dimensioni degli ostacoli sono piccole rispetto alla lunghezza d'onda. Qui gli ostacoli sono case con dimensioni dell'ordine di alcuni metri, 10 metri, quindi vengono aggirate meglio dalle onde più lunghe, le onde medium waves che hanno lunghezze d'onda di centinaia di metri. Quindi queste sono le migliori onde per aggirare gli ostacoli delle case. A seguire ci sono le short waves e poi le frequency modulation. Le onde migliori sono le onde medie, poi le onde corte e infine le onde a maggior frequenza, cioè la modulazione di frequenza. Poi c'è tutta una spiegazione che in realtà le trasmissioni in FM limitano molto i disturbi elettromagnetici, aumentando la qualità di trasmissione e aumentando il numero di informazioni e quindi la qualità della musica. Poi la trasmissione delle onde avviene da torri di trasmissione più alte delle case e che invece girando con la macchina per strada a volte basta spostarsi di pochi metri per migliorare la ricezione delle onde e per la difficoltà delle onde FM ad aggirare alcuni ostacoli dell'ordine del metro.